Namaste, io sono Eastbrave e benvenuti ad un nuovo Let's Play che comincia oggi. All'estremità occidentale di un modo agonizzante vi è un villaggio nei pressi di una scogliera. Lì si nascondono gli ultimi sopravvissuti della razza umana che hanno preferito l'esilio alla morte. Maledetti dalla loro eredità, confinati nel loro nascondiglio, si allenano notte e giorno con un unico obiettivo: sopravvivere. Narra la leggenda che un'armata demoniaca tornerà a colpire, bramosa di annientare gli umani. Fortunatamente la leggenda narra anche di un eroe che giungerà volando dall'oceano occidentale, portando con sé protezione e conoscenza. In un giorno, come tanti altri, un giovane ninja sta per incontrare l'eroe dell'Ovest. E gli sarà affidata una pericolosa missione attraverso questo mondo ostile: trasportare una pergamena fondamentale per la sopravvivenza del clan. The Messenger. Benvenuti a The Messenger, gioco del 2018 a cura di Sabotage Studio Inc., presentato e pubblicato appunto da Devolver Digital, che è una grandissima casa che noi conosciamo molto bene perché abbiamo fatto numerosi video del Devolver Digital, ed è stato tradotto da Sadness City Translations, che è un po' il caposaldo della traduzione di videogiochi in Italia per quanto riguarda ROM hacking eccetera. Ma hanno fatto uscire questa traduzione, il traduttore per la precisione è Sephiroth 1311, che è un personaggio che conosciamo molto molto bene per il gran contributo che fa parte insomma di Sadness, così come Phoenix e tanti altri. La traduzione è uscita a maggio e sono qua a farvi vedere questo Let's Play maggio 2019. Ovviamente troverete qua sotto in descrizione, se mi ricordo, di mettere il link per poter trovare il gioco su Steam. Tra l'altro lo trovate appunto per PC, lo trovate per PlayStation 4 e anche per Switch, oltre che per Linux ovviamente, e questa traduzione ovviamente troverete il link anche di quello. La playlist la trovate sempre in descrizione, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Questo è un gioco che si ispira molto a Ninja Gaiden, che mi avete chiesto di fare, e prima o poi farò anche quello. Vediamo pure di iniziare una nuova partita, perché è un gioco nuovo ma al tempo stesso ha molta roba retro, come potete vedere. Risoluzione pixel esatti ovviamente sì. Sincronizzazione verticale sì, giocheremo in italiano come potete vedere, con la musica leggermente inferiore rispetto agli effetti sonori che come piace a me. Iniziamo la nostra partita, vediamo un po' che cosa ci aspetta. Abbiamo tre possibilità di tenere salvataggi. Iniziamo dalla nostra prima partita completamente in blind, ma più o meno. Io mi chiamo Eastbrave ovviamente, metteremo il nome Ace. Molto molto semplice, Eastbrave non ci sta per una lettera, però va bene, non sei tutto attaccato sarebbe, quindi mettiamo pure Ace. Ti chiami Ace? Sì. Quello lì è il simboletto del salvataggio automatico, immagino. E vediamo un po' che cosa succede. Questa grafica 8-bit / 16-bit anche in un certo punto di vista, e questo è il messaggero. Un altro giorno è passato e ancora nessun segno del cosiddetto eroe dell'Ovest. Una volta allenarsi era divertente, ma adesso non facciamo altro che imparare noiose profezie a memoria. Armata demoniaca qui, pergamena magica là, negli ultimi secoli non è successo nulla. Allora perché continuiamo a nasconderci? Vorrei tanto andare via da questo posto ed esplorare il mondo. Venite tutti, sto per cominciare la lezione di storia. Che bello, un'altra lezione. Almeno questa volta però devo essere presente. Ok, e iniziamo. Allora abbiamo il nostro personaggino che si muove, in alto a sinistra c'è scritto Ace, quella credo sia la nostra energia, e abbiamo dei tipi di cristalli in alto a destra. Bellissima la musica, appunto sembra molto Ninja Gaiden il fatto che ci muoviamo così. Con X abbiamo la possibilità di attaccare, con A e salto, e con gli altri tasti per adesso non succede niente, quindi magari impareremo più avanti. Vabbè, intanto muoviamoci all'interno di questo mondo e cerchiamo di capire cosa succede. Sì, posso attaccare questo. Ma andiamo pure avanti. C'è qualcuno qua dentro? Possiamo entrare? No. Ah, ci sono gli altri colleghi. Ehi, appena in tempo per sottoporsi al nuovo esame. Mostraci come sai usare la tecnica del passo aereo. Salta, colpisci, salta di nuovo. Quindi devo saltare. Cosa mi dice di usare? Su.
Ah, posso fare il doppio salto. Non posso fare il doppio salto con la A, ma posso fare la combo in questa maniera. Bello. È una bellissima meccanica. E quindi io... Sì, ok, posso saltare quando voglio in realtà, non sempre di seguito. Però bello, bello, bello come meccanica. E qua possiamo disintegrare ancora questi. Ma guarda un po' che ci fa la grazia di essere presente oggi. Hai letto quanto ti era stato assegnato? Sempre il solito ribelle. Ma tanto a che serve? Non facciamo altro che marcire nel nostro nascondiglio. Vedo che ti sfugge l'importanza sita nella saggezza dei nostri antenati, ma ti assicuro che la minaccia dell'armata demoniaca è assai reale. E se loro dovessero... Oh oh, ho portato sfiga, parlarne. Sono tornati! Non doveva finire così, l'eroe dell'Ovest avrebbe dovuto salvarci. Attenzione! Aia, mi hanno ucciso e sta crollando il mondo. Maestro! Non andare, non sei ancora pronto. Ah, quello era la possibilità di parlare col tipo indietro, ma va bene lo stesso. Andiamo pure avanti. Cerchiamo di capire. Cos'è quella cosa? Bruciate tutti! Annientiamo gli umani! Frena, ciccione. Oh, e tu chi saresti? Davvero tu sei il meglio che hanno da offrire? Sembro... Maurizio Merluzzo che imita altra gente. Patetico, ora morirai. Oh oh. Questo suono è impossibile. Ecco l'eroe dell'Ovest, che ovviamente arriva da Ovest. Ah ah! La fortuna è dalla tua parte oggi. Marmatagel! Oh oh. Sì, mio re? Tieni d'occhio questo verme. Certamente, mio re. Approfitta della tua buona sorte, ninja. I miei servitori ti faranno a pezzi, men che non si dica, sulle colline autunnali. E questo era l'eroe dell'Ovest, a quanto pare. Tu sei... L'eroe dell'Ovest? Qualcosa del genere. A essere onesto, sono arrivato troppo tardi. Da che tu sembri essere la persona più capace qui intorno? O da affidarti un compito di vitale importanza? Prendi questa pergamena e trasportala attraverso l'isola. Dovrai raggiungere la vetta della cima innevata, dove vi saranno tre saggi in tua attesa. Ma tu chi sei? E perché questa pergamena è tanto importante? Troverai le risposte strada facendo. Devi lasciare subito il villaggio. Il manto oscuro della notte sarà l'unica difesa che avrai a disposizione per attraversare le colline autunnali. Buona fortuna, messaggero. Ed ecco la pre... il titolo del gioco, effettivamente. Hai ottenuto la pergamena! Sei stato scelto come messaggero, il cui compito è di trasportare la pergamena attraverso questo mondo maledetto. Pa 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 pa. Ok, abbiamo la nostra pergamena sulla schiena e adesso dobbiamo andare avanti a cercare di combinare qualcosa di interessante. Vediamo pure che cosa ci capita in questo prologo. Siamo Enter the Ninja, ho sbloccato gli achievement, li vedete adesso. Ed è calata la notte. Iniziamo le colline autunnali. Bello, musica in sottofondo sono stupende. Vediamo un po' come ce la caviamo. E abbiamo queste cose qua anche da recuperare. Ci sono nemici di tutti i tipi. Bello che passiamo per un pezzo davanti e per un pezzo dietro. Belle anche queste piccole... piccolissime cose, ma devo dire molto interessante. Ah, qua per andare avanti devo ricordarmi di colpire. Au. Posso attaccare verso il basso, posso attaccare da sotto. Non posso attaccare sopra però. Però cominciamo ad attaccare un po' di questi. Ah, questa è energia. Ok. Non posso colpire quelle, quindi intanto sappiamo questa cosa in più. Vabbè, qua possiamo andare avanti a legnare queste. Ah, se colpiamo qualsiasi cosa a mezz'aria. Au. Vabbè, abbiamo preso un po' di energia, perso un po' di energia, ma vedrete che ci rifaremo. Sì. Ah, possiamo scadere giù come qualsiasi platformer di questo tipo.
Sì, fin tanto che siamo a mezz'aria abbiamo la possibilità di fare il doppio salto fondamentalmente se colpiamo qualsiasi cosa. Quindi bella come meccanica, interessante. Vediamo pure di andare avanti. Qua non possiamo saltarci sopra, però va bene. E qua che cosa c'è? Salvataggio in corso. Possiamo entrare? Sì. Cos'è sto posto? Possiamo parlare con lui e parlare con questo. Non toccare l'armadio, per favore. Questo è un personaggio particolare. Ah, il messaggero. Non ti stavo aspettando tanto presto. Ma dove siamo? Nel negozio. Questo posto non assomiglia affatto a un negozio. E io ti sembro un negoziante? A ogni modo, io sono il personaggio mistico che ti farà da mentore e ti aiuterà durante la tua epica missione destinata a salvare il mondo. Tu devi soltanto portare la pergamena sulla cima di una montagna lontana, dove incontrerai tre saggi appartenenti al mio ordine. Il tuo ordine? Facci piano, quel testo era troppo per una sola finestra di dialogo. Effettivamente. Stavo giusto per dirlo io, l'ha detto prima lui, quindi... ha fatto un testo lunghissimo. Guarda, basta che continui ad andare verso est e che ti assicuri di raccogliere tutti questi cristalli del tempo che vedi in giro. Io posso usarli per potenziare le tue capacità e i tuoi artefatti. Il primo accessorio lo offre la casa. Buon divertimento! Hai ottenuto gli artigli della scalata. Appoggiati alle pareti mentre sei a mezz'aria per farvi presa. Hai bisogno di qualcosa? Potenzia. Quindi abbiamo diversi potenziamenti qua che potete vedere. Abbiamo le piastre caruta o caruta. PF più 1 delle protezioni nascoste per le braccia ti rendono più resistente, costano 30, se ho ben capito, sì. Gli shuriken, lo shuriken energetico, attacco a distanza, consuma le cariche del tuo ki spirituale lanciando shuriken energetici con il tasto Y, oppure colpo del ninja, attacca proiettili nemici. Aumentando la potenza dei tuoi attacchi potrai distruggere i proiettili nemici, persino usarli per effettuare un passo aereo. Bello, perché forse questa potrebbe essere utile. Guerriero acrobatico. Andiamo con questo. Compriamo questo e adesso abbiamo bisogno di 80, di 50 e di 30 per prendere il prossimo livello, ma adesso almeno possiamo distruggere questo. Hai bisogno di qualcosa? Conversiamo. Gli artigli della scalata già li conosciamo, quindi andiamo pure via e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Quindi bello perché abbiamo effettivamente la possibilità di attaccarci adesso e andare verso l'alto abbastanza agevolmente. Qui possiamo fare... ah, ho preso tutto quello che dovevo prendere. Andiamo pure giù, vediamo. Possiamo arrampicarci e colpire lo stesso. Bellissima anche l'animazione, tra l'altro. Questo non possiamo colpirlo, quindi possiamo fare così e così. Attenzione agli altri che arrivano. Adesso posso attaccare tutto. Ah! How ninja is that? Quindi molto bello alla fine, come gioco, molto accattivante. Vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare contro questi. Devo cercare di trovare un modo per regolare la distanza dei salti. Intanto andiamo qua sopra, qua facciamo così, gli andiamo alle spalle e via. E via avanti. Chissà se ci saranno anche tanti segreti in giro, ma per adesso godiamoci il gioco per quello che è veramente molto bello. E sono molto contento di potervelo presentare. Tra l'altro non so esattamente quanti schemi siano, quanto lunghi siano, quindi per adesso andiamo così, al primo boss magari interrompiamo e facciamo un altro episodio più avanti, ci vediamo al prossimo episodio. Per adesso me la sto cavando abbastanza bene, devo dire, semplicistico come add, perché effettivamente non c'è niente che incasina un po' il tutto, però va bene così. Un altro salvataggio, non possiamo entrare qua dentro a quanto pare. Quindi non c'è in questo caso il negozio, però possiamo andare avanti. Dobbiamo andare giù? Oh, che bello, la musica che è cambiata e si è ovattata perché siamo sott'acqua, bellissimo. Vedete, queste piccole cosine, veramente piccole, però molto divertenti come meccanica, appunto. Qua mi ricorda tra l'altro anche... mi ricorda... Tartaruga Ninja per NES, ad esempio, che ha questa meccanica più o meno così, anche se quello è decisamente più difficile come gioco ed è risaputo, insomma, che è molto tosto come gioco. Però andiamo pure avanti e vediamo un po' il messaggero se riuscirà ad arrivare più avanti possibile. Abbiamo 72 73, quindi quelle valgono 1. Andiamo pure su e via avanti. C'è nessuno?
gioco per si può usare anche la tastiera, ma secondo me qua la versione arcade con il controller è decisamente migliore. Questi corrono incontro, qua facciamo il giro qua sotto, prendiamo tutto quello che possiamo, andiamo pure su e continuiamo la nostra scalata. E qua c'è un altro negozio, permesso. Vediamo che cosa ci offre di bello oggi. Hai bisogno di qualcosa? Certo, 106 potrei comprare allora o il recupero acrobatico premiato dopo essere stato spinto in aria per effettuare un salto e riprendere il controllo, oppure possiamo andare con gli shuriken nelle piastre. Andiamo con gli shuriken, che ne abbiamo 3 e sono in alto a sinistra adesso a quanto pare, e questo costa 200, questo è 80 e questo è 30. Possiamo prendere anche questo che mi dà uno in più di energia. Hai bisogno di qualcosa? Possiamo conversare, ma sempre sugli artigli di scalata, quindi niente di altro interessante. Andiamo pure avanti a cercare il nostro boss, forse. Questi possiamo ucciderli? Ah, ok, mi servono per fare... Ah, giusto, sono nemici immortali, ma mi servono per poter scalare più facilmente il posto. Bellissima questa cosa. E io finché continuo a colpirli posso stare a mezz'aria, bellissima come meccanica, e sarà bello poterla esplorare fino in fondo, molto molto interessante questa cosa. E ovviamente possiamo colpire anche i proiettili e continuare ad andare verso l'alto. Aiuto! Aia! Qua possiamo attaccare attraverso, ma va bene lo stesso. Ah! Vediamo quanto si complicherà il gioco man mano che andremo avanti. Bello, bello, bello. Distruggerò il mio pollice probabilmente a forza di giocare così. Però va benissimo. Oh, andiamo su queste piattaforme. Chi è che costruisce queste piattaforme così? Aiuto. Riproviamoci. Ah, qua possiamo ucciderlo anche col shuriken. Ah. E qua c'è un altro punto di salvataggio, quindi molto molto veloce e via giù. Permesso. Qua sotto che cosa c'è di bello? Un po' di energia. Andiamo pure avanti. Chissà come facciamo a recuperare gli shuriken. E via avanti. Quindi tante 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 schermate per un singolo schema. Vediamo fino a che punto ci possiamo spingere. Ah, se vengo colpito finisco proprio, non ho più il controllo fin quando non arrivo in fondo. E torniamo pure su. Permesso. Qui c'è qualcosa? Cosa ho fatto qua? Aiuto. Forse riusciamo ad arrivare dall'altra parte? Ho trovato una zona segreta, sì. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mi ho tirato un cartone. Challenge accepted. Come achievement. Sembra che tu sia il genere di persona a cui piace uscire dai sentieri già battuti. Cos'era quel grosso oggetto verde? Oh, intendi dire quel coso che hai distrutto invece di raccoglierlo? Ma è... era un sigillo del potere. Ce ne sono molti altri come quello, ma a essere onesto non so bene a cosa servono. Posso dirti che trovarli tutto è opzionale, ma se sei il tipo di avventuriero che ama una sfida aggiuntiva, faresti bene a tenere gli occhi aperti e cercare le stanze nascoste. Chissà, potresti sbloccare un potenziamento sgravato, oppure no. A ogni modo, se mi cerchi, sarò nel mio negozio. Va bene. Quindi qua possiamo andare verso il basso, molto probabilmente. Quindi io posso andare avanti a fare sta combo infinita e continuare a saltare. Qua potrei andare là sotto, ma non ho la possibilità di attaccare verso il basso per adesso. Quindi magari ci torneremo. Più o meno ce l'ho fatta lo stesso. Andiamo via. E torniamo di sopra. Quindi ci sono tante stanze segrete da trovare. Bello, bello, bello. Però c'era il simboletto qua per capirci. Permesso. Devo stare giù. Andiamo ancora più giù. Ah!
Ovviamente se voi vedete delle stanze segrete ditemelo pure, no? Perché avrete sicuramente più occhi di me che sto giocando questo gioco contemporaneamente, invece voi lo state guardando e possiamo godercelo insieme. Ah, siamo ben 108 e qua c'è una strada senza uscita. No, perché noi possiamo andare verso l'alto. Scaliamo questa montagna autunnale. Vedete la montagna in fondo, tra l'altro sullo sfondo bellissime queste atmosfere così, mi piacciono molto, devo dire. E possiamo andare avanti ancora. Ah, devo fare quella cosa lì. Volevo cercare di fare quella cosa lì, ma va bene lo stesso. Imparerò prima o poi. Non ho un cacchio di energia, questo è un problema. Andiamo nel negozio? Prima prendiamo questo. Andiamo nel negozio. Cosa c'è di bello nel negozio adesso che abbiamo 100? Perché c'è questa cosa qua dietro? Hai bisogno di qualcosa? Cos'è questa cosa qua? Ah, qua c'è il potenziamento segreto. Cos'è questo grosso scrigno misterioso? È appena perso quando hai distrutto il tuo primo sigillo del potere. Quindi lo possiamo aprire quando avremo tutto. Qua non probabilmente posso cambiare costume, magari più avanti. Potenziamo che cosa? Potenziamo il recupero acrobatico o ancora? Alle volte i nemici sconfitti lasceranno cadere un globo che fa recuperare un punto ferita. Facciamo il recupero aereo. Maestro delle correnti, quindi stiamo già prendendo un sacco di roba. E conversa. Boss del livello. Sembra che tu sia quasi giunto alla fine di questa zona. Per caso ho dimenticato di informarti che c'è un gigantesco mostro foglia che fa la guardia all'uscita? Già, te lo sei dimenticato. Ah, dovevi vedere la faccia che hai fatto. Non preoccuparti, mio caro avventuriero. I mostri foglia compaiono solo con la luna piena. Ah, oggi c'è la luna piena? Già. Ops, non volevo... Vabbè, buona fortuna. Ah, basta, non mi dici niente. Vabbè, parliamo anche di questo. Degli artigli e scalata? Proprio così puoi appoggiarti alle pareti per fare riprese e scalare al tuo piacimento. Mi sembra sensato, considerando l'aspetto dei luoghi che ho visitato finora, avevo la sensazione che avrei imparato a farlo. Esatto, è per questo che John Gaiden ti li inventò decenni fa. Ninja Gaiden, ovviamente, citazione. E chi è John Gaiden? Non importa, l'ho detto solo per far capire a chi lo conosce che anche noi lo conosciamo. Non capisco. Ovviamente sta parlando con noi che stiamo giocando. Altri capiranno. Cos'è questo posto? Sul serio però, dove siamo? Sei sicuro, vero? Quando verrà il momento comprenderai che la domanda giusta non è dove, bensì quando. Eh? Tutto qui? Senti, lo so che sei un novellino, ma devi essere davvero ingenuo per aspettarti di ricevere informazioni meno criptiche di queste già all'inizio della tua avventura. Non hai voglia di rituffarti nell'azione? Compra semmai un potenziamento alla salute o qualcos'altro, poi però smamma. I giovani d'oggi. Mi racconti una storia? Hai qualche storia da raccontarmi? Ma certo, dunque, c'era una volta un domestico che non sapeva leggere. Arrivò il giorno in cui la sua signora gli chiese di leggerle qualcosa, al che egli le rispose: mi dispiace mia signora, ma io non so leggere. A causa di questa risposta venne immediatamente licenziato. Egli allora uscì in strada e andò a cercare una sala da tè dove rilassarsi ed elaborare la cattiva notizia. Quando si rese conto che non riusciva a trovarne neanche una, si disse che probabilmente lui non era l'unico a desiderare la presenza di una sala da tè nella cittadina. Pertanto ne aprì una tutta sua. La sua sala da tè divenne tanto popolare che ne costruì molte altre e diventò ricco. Un giorno il suo contabile gli chiese di revisionare un documento, al che egli gli rispose di non saper leggere. Il contabile, che non poteva credere alle sue orecchie, disse: se siete diventato milionario senza neanche saper leggere, pensate dove sareste se lo sapeste fare. L'uomo rispose: oh, ma lo so benissimo, sarei un domestico. Fine. Che c'è? Cosa ha a che vedere con la mia avventura? Nulla. Tu mi hai chiesto di raccontarti una storia. Era una cosa tipo la versione lunga del detto: bisogna fare del proprio meglio con quel che la vita ci offre? D'accordo, visto che non sembri apprezzare che ti sto offrendo dell'ottimo materiale per la tua prossima festa, ti suggerisco di proseguire con l'esplorazione. Questi easter egg praticamente così. No, adesso me la fa rivedere tutta. Indietro. Tra l'altro i suonetti sono molto simili a quelli di Chrono Trigger, adesso che sento. Quelli per quanto riguarda cosa. Oh, vediamo questo mostro foglia. Oh oh. Oh oh. Ah! Ah, è proprio un mostro. Muori! Aiuto! Ok, bisogna stare giù. Probabilmente devo attaccarlo quando non ha le foglie. Ok,
Ok, fin qua ci siamo. Aiuto, cosa fai? Ok, torno anche dietro? Sì. Quindi qua devo evitarlo due volte, tipo. Fai di nuovo? Ok, adesso fai di nuovo il tuo lancio delle foglie e poi le foglie tornano indietro. Ok, ci siamo. Abbastanza semplice come pattern iniziale. Lui sta vibrando tantissimo, probabilmente perché l'ho già colpito abbastanza. Ok, e ce l'abbiamo fatta. Semplicissimo come primo boss, ma magari aumenteranno le difficoltà di volta in volta. Ci vediamo quindi al prossimo episodio. Io sono East Brave. Namaste and be brave.